È arrivata l'estate e con lei il caldo. E siamo soltanto a metà giugno, preso da tantissimi impegni, mi ritrovo comunque a utilizzare qualcosa di nuovo e fresco. E sto parlando di Wireless Go di Rode. Cercavo da molto tempo una soluzione economica da un lato, di qualità dall'altro lato e portatile piccola al punto giusto e finalmente Rode mi produce questo, che è un kit praticamente wireless per le fotocamere, compattissimo. Infatti, in questo momento sto registrando con quello e devo dire, devo essere molto ma molto onesto, il ricevitore, il trasmettitore, scusatemi, è molto piccolo e la stessa grandezza è il ricevitore che in questo momento è installato sulla camera. Io in questo momento sto parlando con una capsula, quindi questa qui, una pulce, della Sennheiser, una MK100 se non vado errato, non voglio errare, poi vi metterò un link qui sotto in descrizione, che è una delle capsule migliori sul mercato e probabilmente migliore rispetto a quella della Rode nel mercato televisivo. Ma perché sto utilizzando una capsula? Beh, innanzitutto, essendo un sistema wireless, mi permette di agganciare qui vicino un segnale di input, in questo caso, con uno spinotto jack 3,5 classico, o meglio detto in gergo tecnico TRS un ottavo, all'interno del trasmettitore, che mi trasmette il segnale al ricevitore che è agganciato in camera. Abbiamo pochissimi tasti funzione in realtà sul display del monitor, possiamo soltanto settare tre tipologie di volume, quindi minimo, medio e massimo. In questo momento è settato su medio, poi andrò io in post produzione ad aumentarlo un pochino. Abbiamo un tastino per l'accensione ed un tastino per la connessione, connessione che avviene in automatico, non, il pairing viene effettuato in automatico. E cosa figa finalmente è che lo differenzia dalla versione precedente, che era molto più grande ed ingombrante, sono le batterie, che in questo caso adesso sono all'interno, quindi le troviamo all'interno del bussolotto e sono ricaricabili con USB di tipo C. USB di tipo C che esce in confezione, ne escono ben due dall'interno dello scatolo, come esce insieme a loro una sacchettina molto comoda per trasportarla, uno spinotto jack TRS un ottavo, che sarebbero i jack da 3,5 pollici con cui poter connettere il ricevitore alla camera, ed infine escono questi. E voi mi direte, ma che cosa sono? Beh, questo è un antivento, ma un antivento particolare perché non va utilizzato qui sulla pulce, perché la pulce non è in dotazione, ma va utilizzato qui. Su questo trasmettitore noi abbiamo nella parte alta come vogliamo chiamarlo? Sostanzialmente questo è un microfono esattamente direzionale, quindi possiamo utilizzare questo trasmettitore come microfono, addirittura oltre che per trasmettere un segnale che ci viene da un cavo esterno, e se abbiamo bisogno abbiamo l'antivento, in questo caso non posso agganciarlo perché ho il cavetto inserito, e possiamo tranquillamente agganciare l'antivento e mettere questo pinzato qui. Vabbè, è un po' pesantuccio, comunque non va bene forse per questa polo o perché io sono totalmente sudato e distrutto. Ora, vi ho fatto un veloce riepilogo di quello che è questo sistema e voglio darvi la mia opinione, non voglio dilungarmi tanto perché sul web di considerazioni in merito al Wireless Go ce ne sono tantissime. Unica cosa che bisogna dire è che trasmette via WiFi su banda da 2,4 GHz, quindi ci si può andare anche piuttosto lontano. Questo sistema è uscito subito dopo la presentazione da parte di Sennheiser di un prodotto molto simile, che andava a colmare quella fascia dove c'erano soltanto gli EK100 di Sennheiser, quindi bussolotti piuttosto grandi ma comunque abbastanza datati anche se molto performanti, e che oggi più utilizzati in ambiti molto più grandi, quindi un pochino più elaborati, ma per soluzioni video molto veloci Sennheiser aveva presentato la sua versione di trasmettitore on camera
compatto, e Rode subito dopo è uscito con questo, che è la metà di quello che ha presentato Sennheiser, che cosa? Tra le altre cose anche il doppio. Questi costano da listino 220 euro, trovate il link qui sotto in descrizione. Confezione è inutile che ve la mostro, perché alla fine, oltre ad aver tirato tutto fuori, all'interno c'era davvero quello che vi ho elencato, quindi i due cavi USB di tipo C, la sacchetta, il ricevitore e trasmettitore, e due di questi antivento che sono uguali. Io ho trovato, per il costo di 220 euro, 230, 240, insomma quello che si trova sul mercato, questo prodotto è davvero fenomenale. Io lo consiglio a tutti coloro che hanno bisogno o registrano normalmente dei segnali audio via wireless, e ad esempio hanno il Rode Filmmaker Kit Pro, Rode Filmmaker Kit, che è molto ma molto ingombrante, consuma tantissime batterie. Questo con una power bank si ricaricano, le batterie non durano pochissimo, si può lavorare tranquillamente 4 ore. Insomma, queste erano delle mie considerazioni su questo sistema. Il Rode Wireless Go lo consiglio? Beh sì, lo consiglio a tutti i filmmaker che hanno bisogno di trasmettere radio un segnale, che non è per forza quello di un microfono, si può inserire tranquillamente, mi vengono in mente delle altre ipotesi di utilizzo, un segnale ad esempio da un mixer video che viene trasmesso da una camera dall'altro lato di un teatro ad esempio. L'unico problema è che l'unico ingresso che abbiamo qui è quello di un jack TRS un ottavo. Però ci si può sperimentare tantissimo, ed è molto interessante il fatto di avere qui sopra qui un microfono, perché ci rende questo piccolo scatolotto praticamente un microfono da poter puntare, quindi anche per interviste, special modo per interviste, è possibile portarlo in giro senza dover per forza utilizzare una pulce. Certo, l'audio non è dei migliori, non è uno dei migliori microfoni che abbia mai sentito, ma comunque per essere una soluzione di battaglia o d'emergenza questo microfono è assolutamente interessante. Insomma, io vi ringrazio per aver visto questo video, se avete delle domande potete scrivermi qui sotto nei commenti, trovate tutti i link di riferimento dei miei social in descrizione. Cos'altro dirvi? Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.